Sono Alfano, degli amici di Beppe Grillo. Peraltro, reduce da un successo personale molto forte perché anche ella è candidata alla presidenza della regione siciliana, della regione Sicilia, e ha ottenuto 66.000 voti, quindi 69.511. sui numeri veramente siete sempre più preparati voi. 69.000 e 511 rotti, come si dice qui a Roma, voti. Sì. voti, quindi insomma un successo personale, grazie per essere. Il voto è libero Ma in assolutamente no, questi quartieri? questa è la parte più soft dello spaccato della campagna elettorale in Sicilia. Io l'ho vissuta girando tutta la Sicilia. Questo è lo spaccato più morbido, più soft. Accade esattamente questo, se non peggio. Io, al di là del pensiero del bambino che ovviamente ha ripetuto delle cose che sono realtà, è esattamente la verità, lo hanno sentito in casa. Quindi preoccupiamoci di quella generazione, ma soprattutto dov'è lo Stato? Ora, è proibito fare nei patronati un'attività del genere, lo hanno visto, se ci siete andati voi con le telecamere, non, nessun esponente delle forze dell'ordine si è reso conto che c'erano i manifesti davanti al patronato. Allora, evidentemente, se Lombardo ha stravinto queste elezioni regionali col 65%, lo avrà vinto grazie ad un consenso, ma è pur vero che ci sono questi dati, è pur vero che io ho girato e i sacchetti della spesa con la pasta. Io ho visto una cosa ancora peggiore, secondo me, per la quale penso che Lombardo insomma debba riflettere, debba prendere dei provvedimenti, perché poi quando si fanno determinate competizioni è vero che soprattutto chi ha grandi possibilità economiche, chi ha grandi apparati che lavorano, non può controllare in maniera capillare, bisognerebbe farlo, perché abbiamo visto manifesti attaccati dappertutto e questa non è legalità, perché hanno imbrattato una città e vorrei capire adesso chi va a pulire, chi va a lavare. E l'ultima Mi cosa. sento di dire che questo purtroppo diventa un problema secondario rispetto No, a ma tutto quello che abbiamo documentato. per fare un esempio, è normale che alle 2 del pomeriggio attacchino i manifesti davanti ai vigili urbani, scusi. Già questo significa che non c'è lo Stato. Al di là di questo, che cosa accade nei mercati? Io ho visto in un mercatino rionale proprio a Catania, dare all'ingresso proprio del mercatino la busta, sacchetto della spesa con su scritto, io ce l'ho ancora a casa conservato, Raffaele Lombardo MPA, pieno di spesa, e l'ho visto consegnare. La stessa cosa io l'ho vissuta in una scuola elementare a Ma le Palermo. posso fare una domanda? Del clientelismo che Quella si di Sicilia verifica il voto in si tutte compra le con regioni, 50 in euro, tutto il paese, con e il buon che c'ha, mi carburante. scusi, che In c'ha Sicilia delle probabilmente non manifestazioni usciremo mai da molto, ma questo molto più contesto, se già raffinate. ci sono dei Questo bambini di è 8 anni un che aspettano aspetto questo marginale, voto. il tono più Prima delle vostre raffinato. riflessioni studio, scusate, che aveva detto a proposito Non No, è no, grave aver favorito il Antonio, singolo mazzinista. Questi sono io ti prego assolutamente. di stare calma, perché siccome tu sai che io non ho favorito, no, siccome non ho favorito nessun singolo mafioso, non Come la costituite, sentenza dice questo, no? magistrati, la sentenza non dice questo, Presidente Cuffaro, non dice scusate, questo, posso chiederti solo una cosa? Scusate, non posso siamo. chiedersi, ma voglio precisare che non dice a Dio che la zona, grazie a Dio che la zona a cui sei presentati siciliani, tu hai avuto 60.000 e hanno avuto 400.000, quindi come vedi i siciliani credono a me e non a te, attenzione, attenzione. Non si ragiona assolutamente così, perché è comunque un favoreggiamento al Posso? singolo mafioso, non è serio. Ma guarda, Ma siccome non siamo, so. e non lo dico, e Guarda, non lo dice Sonia Alfano, in questo mi momento lo sta dispiace dicendo. Sonia condividere. Alfano, figlia di una persona uccisa dalla Ma lascia mafia, e per stare, me è ma prima di tutto imbarazzante, il perché rispetto di se tuo siamo, no, padre, no, no, ma non lasciamo dire bugie, perdere guarda. qua, che sia, non è una bugia, io ho sentito il Non dispositivo, leggere il vorrei, se dispositivo posso della parlare, difesa. dottoressa. Non si fa così, Allora, perché poi, per quando la. moralità, per etica, non si Siccome. doveva ricandidare. Posso Prego. finire di Posso quando finire? la Se abbiamo dottoressa bisogno delle etiche, Alfano impongano le riterrà. Quando la dottoressa Alfano riterrà di leggersi la sentenza, scoprirà che non c'è nessun favoreggiamento mafioso. D'altronde, la dottoressa Alfano era quella che fino a un mese fa, prima di andare da Grillo, faceva la fila per parlare un minuto con me, Presidente della Regione, quindi per favore non diventare schizzinosa adesso che fai ridere le persone, lascia perdere. Allora, posso rispondere? Va bene così, non c'erano pacchi di pasta, scusate, non c'erano pacchi di mi pasta. spiace dover dire No, una cosa. Allora vorrei rispondere alla io lavoro domanda nella di regione prima. siciliana e il Dottoressa, capo Antonino, dipartimento posso per il quale lavoro io nel mio ufficio già da un anno fa mi ha detto dovresti evitare di andare in televisione, di fare troppe comparsate televisive, perché per l'amministrazione regionale tu crei imbarazzo, c'è un'attività antimafia, crea imbarazzo. Allora, E lui ha dottoressa, permesso tutto questo, io non ho mai fatto la fila, non ho mai fatto la ci fila. sono le Se ci sì. sono i suoi Guardi, segretari, vorrei, vada a mi verificare, dispiace, perché io devo fare una io bellissima però
dire, vorrei che concludesse il senatore Cuffaro e poi via Quaranta. Non devo rispondere alla domanda, vorrei soltanto dire alle 40 persone che insieme a lei protestavano sotto la prefettura, quando il Parlamento nazionale non doveva riconoscere alcuni diritti, c'è andato solo il sottoscritto da lei ben accetto e osannato. Quindi lasciamo perdere, siccome ci sono le immagini televisive, lo vedremo. Guardi, è prima che diventi noi abbiamo che non ci avete voluto dare una roba in camper, non ci hanno voluto dare un camper. Il camper ed eravamo 40 famiglie, dopo due giorni, 40 famiglie sotto la pioggia. Mi sembrano opinioni talmente contrapposte che non è questa la serie. Dicendo perché era siccome il camper che lo senatore Cuffaro risponda alla Franco Giordano e poi siccome il camper gliel'ho detto io le lo sa, non facciamo problemi. È un presidente perché ha delle caratteristiche che non gli permetteranno di diventare né sindaco né assessore. La sua caratteristica è che è incensurato. Dove va? Deve fare un reato prima di essere fatto, se no non chiederà nessuno. I grillini stanno aspettando i risultati delle comunali. 253 iscrizioni su 2600, la nostra è al 267% adesso. E a prendersi la responsabilità del risultato delle politiche non ci pensano nemmeno. Questo grillo si è appellato al non voto, il fatto che per noi le elezioni erano anche costituzionali, non era per preferire una persona o un'altra. Per me non è colpa di Grillo se ha vinto Berlusconi, perché se vinceva Petroni io penso che ci trovavamo nelle stesse identiche condizioni. Grillo non grillo, la sinistra ha avuto la possibilità di fermare cose che non andavano e non lo ha fatto, e loro hanno deluso, quindi non siamo noi che rubiamo voti o spazi, non mi sento responsabile. Alla fine, come ogni leader, Grillo sul blog rivendica il suo successo. Quasi un italiano su quattro ha rifiutato le elezioni incostituzionali, il terzo partito italiano. Non hanno scampo, il virus è partito. Signori, grazie. Alfano, che è rappresentante del movimento di Grillo, candidata per la Regione Sicilia. Sì, io non penso che si debba parlare Grillo ha perso, Grillo ha vinto. Il problema è fondamentalmente uno, che noi italiani per la seconda volta siamo andati a votare con una legge elettorale che chi l'ha fatta l'ha già definita porcata. L'ha fatta il centrodestra, quella legge elettorale che non consente ai cittadini di esprimere una preferenza e quindi di andare a votare in libertà. E il centro-sinistra che è stato al governo per due anni, quella legge non l'ha modificata. Quindi il problema non è di Grillo, il problema non ha fatto perdere le elezioni Grillo a qualcuno. Grillo eventualmente ha cominciato a simulare le persone, Grillo ha, come ha detto, Grillo dice esattamente quello che ogni cittadino pensa. E cioè che purtroppo non c'è più il senso più nobile della politica. Che cos'è la politica? Un continuare a scoprire di politica? Che è stato un successo talmente netto, voglio dire, che il successo elettorale di una parte è stato talmente netto che insomma non si può pensare che... E certo, con tre televisioni... Anche qualcosa che manda all'81% dei cittadini a votare, l'81%, Sonia, sono tanti. Certo, per carità, però per esempio... Ma voglio dire, il 24%, cioè sommando... Mario, scusami, posso farti un esempio in Sicilia, no? Che è quello che ho visto. Io. In Sicilia Lombardo è vero ha stravinto, ha avuto il 65% dei voti, probabilmente ci sono state delle cose che hanno inciso, quello che abbiamo visto nella prima parte del programma ha inciso, però è pur vero che il PD non ha presentato una persona valida per quella competizione elettorale, cioè per il PD era inesistente. È andato in occhiare questa persona più che valida, insomma. Il PD ha presentato una persona più chiara, Ma abbiamo parlato ampiamente della sconfitta del PD in regione, il movimento dei grillini che non si ferma, ce l'ha dichiarato Beppe Grillo a Cepagatti. Abbiamo appena cominciato e il nostro obiettivo è proprio quello di fare politica, noi non siamo antipolitica, l'antipolitica sono stati alcuni politici, noi siamo politica perché facciamo politica da proprio dal basso, cerchiamo di portare i cittadini all'interno delle istituzioni, quindi noi siamo politica, con i cittadini, politica vera.